Cinque nuovi convogli ferroviari di ultimissima generazione dotati dei più avanzati sistemi tecnologici con un occhio alla sostenibilità perché realizzati con materiale riciclabile e con tutti i comfort immaginabili tra spazi per disabili, fasciatoi per neonati, trasporto bici e bici elettriche e perfino telecamere contro il fenomeno delle aggressioni al personale viaggiante. Il primo convoglio presentato questa mattina al binario 1 della stazione centrale di Pescara, alla presenza dei vertici di Trenitalia, dalla direttrice regionale Bruna Di Domenico, la direttrice business regionale sviluppo intermodale Maria Annunziata Giaconia, al sindaco di Pescara Carlo Masci e delle autorità regionali con l'assessore Umberto De Annuntis e il presidente Marco Marsiglio. L'anno scorso a dicembre abbiamo firmato un contratto di servizio di 10 anni con la promessa di investimenti importanti. 180 milioni di investimento, di cui 30 milioni la Regione in parte fondi ministeriali e in parte PNRR, e gli altri tutti investimenti, circa 150 milioni di Trenitalia. Questo treno fa parte di quell'impegno, perché oltre ai treni c'erano gli investimenti per la manutenzione, gli impianti di manutenzione e le nuove tecnologie. Quindi il primo dei cinque treni che arriveranno in Abruzzo. E non è solo questo, perché stiamo lavorando per incrementare ulteriormente la flotta nuova. Tornando al flotta, Presidente, investimenti importanti, segno dell'attenzione complessiva per la rete ferroviaria in Abruzzo. L'attenzione che abbiamo reclamato è che cominciamo finalmente a sentire e a vedere, anche di recente il Ministro Salvini rispondendo in Parlamento alle interrogazioni che sollevavano e riprendevano le polemiche che qualcuno minoritario sta agitando sul territorio, ha ribadito il fatto che la Roma-Pescara è una linea strategica, che è quindi prioritaria anche negli obiettivi del Governo nazionale. Io peraltro sottolineo sempre che questa linea serve anche a garantire la resilienza del sistema complessivo. Ricorderete negli scorsi giorni un chiodo messo male o un albero che cade a seguito di una burrasca spezza l'Italia in due, se questo accade nella linea tra Milano e Roma. E per questo avere un'alternativa che possa bypassare un blocco sulla linea dell'alta velocità che dà verso il Tirreno, facendo anche correre sull'Adriatico i treni che possano percorrere quella stessa linea, rendono tutto il sistema del trasporto nazionale più forte, più capace di rispondere alle emergenze e di offrire quindi un servizio più completo.